Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui ritrovati al consueto appuntamento mensile con gli acquisti manga che ho fatto appunto nel corso dell'ultimo mese, del mese che si è appena concluso. Anche a questo mese, diciamo, sto leggermente in ritardo, però prometto che dal prossimo mese inizierò a stabilizzarmi. Da un punto di vista di programmazione dei video, e tra l'altro, piccola anticipazione, ho in programma qualche video aggiuntivo, diciamo, ai soliti video acquisti che appunto vedrete nel corso dei prossimi mesi. Questo mese non ho letto tutto quello che ho comprato, semplicemente perché mi sono voluto dedicare un attimo alla lettura di alcuni, diciamo, manga, alcune serie che avevo da leggere arretrate degli ultimi mesi. Ho deciso un attimo di svuotare la mia pila dei volumi da leggere e poi continuare, diciamo, con i volumi acquistati mese per mese. Mi metterò in pari, lo dico sempre, però puntualmente c'è sempre qualcosa che non riesco a leggere e mi sto dilungando fin troppo, e quindi direi che è il caso di iniziare il prima possibile. Ed iniziamo da Star Comics, però quello 4 volumi. Partiamo dai primi 3, che sono i volumi 10, 11 e 12 di Demon Slayer. Allora, per chi ha visto l'ultimo video acquisti, sa che ho già comprato il 13° volume in edizione Variant. Nonostante, diciamo, non avessi, diciamo, questo buco, mi ero fermato al nono volume con la lettura, avevo un attimo stoppato Demon Slayer perché sì, lo trovo carino, però diciamo che stavo dando priorità a qualche altra serie. Ho deciso di recuperare perché alla fine sono 3 volumi, manga carino, sicuramente sopravvalutato, però carino. E quindi lo continuo, prima o poi li leggerò. In ogni caso, prezzo di copertina di 4,50 € per questa edizione classica da edicola, anche se non sono così sicuro che esca anche in edicola, della Star Comics. Andiamo avanti, pseudo edizione d'edicola, che stiamo parlando della limited edition dell'ultimo volume di The Seven Deadly Sins, variant solo per la scritta limited edition in copertina, per il resto si tratta della solita edizione praticamente identica a quella di Demon Slayer, un prezzo di copertina di 8,90 per l'aggiunta di una cartolina, una serie di sticker che non userò mai e di un interessantissimo artbook. Questo veramente una scelta molto molto carina. Non andrò a sfogliarlo più di molto perché io anche con The Seven Deadly Sins sto parecchio indietro con la lettura e anche con il recupero dei volumi. Anche in questo caso avevo un attimo stoppato la serie. In generale però shonen carino, apprezzabile, che sa intrattenere. Però, diciamo, nei momenti in cui si ha la necessità economica o magari relativa al tempo effettivo che si può dedicare alla lettura, diciamo che almeno nel mio caso tendo a spostare la mia attenzione su qualcos'altro. È successo a Demon Slayer, è successo a The Seven Deadly Sins, è successo anche con qualche altra serie, poi vedrete. In ogni caso spero di recuperare il prima possibile e niente, andiamo avanti. Passiamo dunque a J-Pop, per cui ho qua il primo volume di Black Jack, questa nuova edizione dell'Osamushi Collection, che tra l'altro Black Jack è un manga che io volevo recuperare da davvero moltissimo tempo. Tuttavia, appena venne annunciata l'Osamushi Collection, credo risalga circa al 2018, diciamo, avevo un attimo il dubbio sul cosa fare, se aspettare una riedizione di questo manga oppure andare ad acquistare magari nell'usato oppure in fumetteria, perché bene o male è abbastanza reperibile, la vecchia edizione della Hazard, se non sbaglio. Diciamo che mi trovai a Lucca Comics, chiesi allo stand della J-Pop se ci fosse effettivamente la speranza di vedere anche questa serie all'interno del catalogo della Osamushi Collection, e
un ragazzo mi disse di aspettare, io ho aspettato e quindi ecco qui con la nuova edizione di Black Jack, il primo volume che non ho letto, però spero di leggere il prima possibile e diciamo posso un po' vantarmi di aver saputo in anticipo di un paio d'anni della notizia della pubblicazione di questa nuova edizione di Black Jack, che sarà completa in 15 volumi a prezzo di copertina di 12 euro. Finito J-Pop, di recente sto acquistando tanta roba dalla J-Pop e comunque passiamo a Planet Manga. Ci togliamo subito il dente con il 33° volume dell'Attacco dei Giganti nella versione in bundle con le short stories. Ancora in celofanato perché per chi ha visto il mio video acquisti di aprile, credo sia aprile o maggio in ogni caso, diciamo sto aspettando il finale nelle edizioni italiane. Io prima seguivo le scan dell'Attacco dei Giganti, ho deciso di fermarmi già qualche mese fa e di aspettare l'uscita in Italia di tutti i 34 volumi totali, diciamo, della serie, della pubblicazione. Ormai manca poco, quindi aspetto e quando sarà lo leggerò e magari vi dirò le mie opinioni in merito. In ogni caso, per questa versione variant, prezzo di copertina di 7,90 euro. E tra l'altro, ad agosto dovrebbe uscire cioè dovrebbe uscire, è stata annunciata l'uscita di un'ulteriore variant del volume 30 dell'Attacco dei Giganti, la variant con versione sauna, che vabbè, non serve che sia io qui a darvi la notizia, e la prenderò. E andiamo avanti. Ho portato avanti il mio recupero di Jujutsu Kaisen con i volumi 0, 3 e 4. Allora, scartando un attimo i volumi 3 e 4 che parlano di, sostanzialmente trattano una porzione di storia che ho già visto effettivamente nell'anime, diciamo, tra questi tre volumi, l'unico volume che trattasse effettivamente qualcosa che non avevo già visto era il volume 0, si tratta appunto di un prequel. Prequel, tra l'altro, in tutti i sensi, in quanto effettivamente pubblicato prima dell'effettivo inizio della serializzazione settimanale della serie principale. È un prequel che ho apprezzato, che dà alcune informazioni importanti su alcuni personaggi, in particolare sull'attuale secondo anno dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, oltre che su Yuto Okkotsu, ovvero il protagonista di questa miniserie di 4 capitoli, appunto raccolta in quest'unico volume. Un personaggio che tra l'altro nell'anime non compare, se non diciamo nei ricordi dei personaggi, diciamo viene nominato ma non compare in modo effettivo, così come nel manga fino a dove ho letto io. È un personaggio interessante che condivide molti punti con il nostro protagonista Itadori. Posso essere sincero, non vedo l'ora di vederlo effettivamente nella serializzazione principale. So che comparirà relativamente presto. E niente, prezzo di copertina di 4,90 per ognuno dei tre volumi. Jujutsu Kaisen lo state leggendo, lo so, lo leggo dalle vostre facce. Il volume 0, se non l'avete letto, leggetelo perché è interessante, dà alcune informazioni molto molto interessanti. Tra l'altro, uno degli avvenimenti che appunto fa riferimento a uno dei capitoli, in particolare il terzo capitolo di questa miniserie, viene proprio accennato all'interno del terzo volume del manga della serie principale. Quindi leggetelo perché vi do alcune informazioni molto molto interessanti che non credo compariranno nuovamente nei futuri volumi dell'effettiva serie di Jujutsu Kaisen, diciamo. E mi sto dilungando davvero molto più del dovuto e non dovrei perché fa caldo e sto iniziando a sudare. Comunque andiamo avanti con il quinto volume di Chainsaw Man. Dopo una partenza pessima, almeno per quanto mi riguarda, appunto di questo manga, Fujimoto si sta sempre più risollevando e questo quinto volume mi è piaciuto davvero molto. Diciamo, alcuni dei nostri personaggi principali ricevono un'ulteriore caratterizzazione molto interessante, bizzarra e comunque sempre con uno sfondo abbastanza realistico,
Così come un po' tutti i personaggi di Fujimoto, lo si può vedere particolarmente all'interno di Fire Punch, serie che io ho molto apprezzato. Inoltre, all'interno di questo volume c'è l'introduzione di un nuovo personaggio davvero molto molto interessante, che non vedo l'ora che venga approfondito, perché può essere davvero quella cosa in più all'interno di una storia già di per sé interessante, già di per sé carina, che appunto non è la partita sicuramente nel migliore dei modi, ma che si sta risollevando volume dopo volume. Questo è Praxis Vertigo di 4,90. Io ve lo consiglio, dategli un'occhiata perché è una serie che merita, una serie di cui si sta parlando molto, di cui è stato tra l'altro annunciato l'anime, è stato rilasciato, diciamo l'anime è stato annunciato già un po' di tempo fa, è stato però recentemente rilasciato il trailer, ben realizzato, c'è poco da dire. E dunque, dategli un'occhiata e passiamo avanti, passiamo al nono volume di Tracce di Sangue di Shunsu Hashimi, prezzo di copertina di 7 euro, non l'ho letto. Con Tracce di Sangue sto un attimo aspettando notizie in merito ad una eventuale prossima conclusione. Io credo che non manchi molto, anche se con la lettura assendita di qualche volume io ho la sensazione che non manchi molto. Anche per il tipo di storia trattata, non penso possa dilungarsi più di troppo. Poi, comunque, Shuzo Shimi, cioè, siamo abituati a serializzazioni non troppo lunghe. E niente, aspetto e vedrò, deciderò cosa fare. Poi, passiamo avanti. Un piccolo recupero fatto nell'usato. Una serie completa in 2 volumi. Sto parlando di Cloudy Sky e Prism and Solar Car, volume 1 e volume 2. Storia di Yasuo Takagi e i disegni di niente poco di meno che Yusuke Murata. È una serie che parla di Solar Car, quindi in pratica queste auto alimentate ad energia solare attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici, e in particolare di un gruppo di universitari, più il nostro protagonista, che appunto si cimentano nella costruzione di una solar car per poter partecipare ad una gara molto importante a livello nazionale, appunto relativa a queste macchine, a queste solar car. Diciamo non è stato quel che mi aspettavo. Ipotizzavo, diciamo, di trovarmi di fronte ad una manga che volesse calcare comunque la mano su di concetti ambientalisti. Tuttavia non sono rimasto spiazzato perché non c'è praticamente nessun accenno a queste tematiche. Tuttavia è stata una serie che ho apprezzato molto, che mi ha catturato. Tra l'altro ho trovato molto molto interessante un parallelismo che mi ha portato avanti lungo praticamente tutto il corso della serie tra l'elemento effettivamente del sole, che dunque serve ad illuminare e a far effettivamente muovere queste solar car, e la situazione in cui si trovano appunto i nostri protagonisti per via di una serie di vicende che ovviamente non sto qui a spiegarvi. In sintesi, è una serie che ho apprezzato molto, è stata in grado anche di emozionarmi in alcuni punti, e che vi consiglio, date un'occhiata nell'usato. Io l'ho pagata veramente 2 spicci, l'avevo presa praticamente solo perché disegnata da Yusuke Murata. Sono rimasto molto molto soddisfatto. In ogni caso, il prezzo di copertina originale era di 4,50 a volume. Recuperate la leggetela, ne vale la pena, fidatevi. E andiamo avanti, stiamo per finire, grazie a Dio, e passiamo al quarto volume di Akira. Solite cose su Akira che vi devo dire, leggetelo, è capolavoro. Prezzo di copertina di 22 euro, bello, 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 leggiamolo tutti quanti perché ne vale la pena, anche se costa, però ne vale la pena. Poi, secondo volume della Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist. Allora, chi già ha visto il mio ultimo video acquisti già sa che io ho già tutto Fullmetal Alchemist nella vecchia edizione, che si tratta della mia serie preferita e che, essendo io stronzo, la sto ricomprando appunto in questa nuova edizione, andando effettivamente a buttare una bella somma di soldi. Deciderò poi più là se vendere o meno la vecchia edizione. In ogni caso, io questa la recupero, prezzo di copertina di 12 euro per un'edizione fantastica, che a me piace veramente tantissimo, e il prezzo è più che giustificato. Anche solo quelle fantastiche pagine a colori.
di cui non abbiamo potuto godere nella vecchia edizione, che sono veramente una gioia per gli occhi. Leggete Fullmetal Alchemist, fatevi questo favore, per me è uno dei manga più belli mai realizzati, beh, è proprio capolavoro, leggetelo. E tra l'altro, per non farmi mancare niente, ho spulciato un po' nell'usato, soprattutto perché avevo visto un annuncio su Facebook di vendita di quest'artbook, The Heart of Fullmetal Alchemist 2. Ho già il primo, adesso mi manca solamente il terzo, l'artbook pubblicato in Italia di Fullmetal Alchemist, che non presi al momento dell'uscita, in realtà non so nemmeno io perché, in ogni caso lo recupererò prima o poi. E dicevo, vidi un annuncio su Facebook di vendita di questo di quest'artbook, contattai il venditore, però mi chiese un prezzo assurdo, molto molto più alto del prezzo di copertina. Mi mise a ridere. Feci una rapida ricerca nell'usato su eBay, e l'ho trovato, l'ho comprato e l'ho pagato praticamente la metà del prezzo di copertina, che in originale era 19,90 euro. Che vi serve da lezione: non mi buttate a capofitto sul primo annuncio che trovate, mi raccomando. E che dire, a me lo stile di disegno dell'Arakawa piace, non mi fa impazzire decisamente, però mi piace. Tra l'altro ho apprezzato molto questa sezione, dove vengono riportati praticamente i disegni che possiamo ritrovare sulle costine della vecchia edizione di Fullmetal Alchemist. E niente, se lo trovate prendetelo. E che dire, mi sono dilungato molto. Cercherò di fare quanti più tagli possibili, di tagliare quanta più roba sbagliata possibile. E detto questo, io mi invito come sempre a lasciare un mi piace. Forse sto giro non me lo merito tanto, però se vi va, magari. Mi fa sempre piacere. Commentare, vi giuro che apprezzo tantissimo i commenti. Mi riempiono davvero di gioia quando mi arriva quella notifica. YouTube, Pinco Pallino ha commentato il tuo video, bel video, mi riempite di gioia. Che dire, magari iscrivetevi se vi va, se non volete perdervi i video che arriveranno. E niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.